Poracci, dai, questo era semplice, anche se non tutti hanno scritto il nome corretto per intero con tutti i de al posto giusto. Multirazar è stato il più veloce, però ci sono dei doppi punti di troppo. Mentre le risposte più belle sono la top citazione di Simone, il vero titolo del gioco scoperto da XDRandom13 e anche Alessandro mi ha fatto morire con tutti quei de. Mi sa che anche il titolo lo hanno fatto scegliere a un'intelligenza artificiale. Bene, prossimo round. Solo risposte sbagliate. Di che gioco si tratta? Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi in modo asimmetrico. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, ma così tanto che dopo averla vista, domani potrete anche non andare al lavoro o a scuola. Forse questo già l'avevo detto. Chissà. Scopriremo tutto quello che c'è da sapere sui remake di Pokémon, daremo un'occhiata a Dragon Ball The Breakers e commenteremo una notizia a tema Xbox che ha dell'assurdo. Ma aspettate, fermi tutti, lo sentite questo rumore? Rumore di like, di campanelle delle porotifiche che si attivano? No, non lo sentite? Beh, neanche io, porca miseria, poracci! Dai, su, aiutatemi nella conquista non violenta di YouTube Italia inviando un segnale chiaro, forte e preciso all'algoritmo di YouTube. In più, in descrizione trovate il link al Poreon e il Patreon dei poracci che decidono di finanziare direttamente la realizzazione di questi video. Dateci un'occhiata. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo e questa volta con una bella poracciata. Rispondetemi, cosa ci facciamo con un gioco gratis? Beh, non si rifiuta mai. Dopo la collection degli Assassin's Creed Chronicles, Ubisoft torna alla carica per celebrare al meglio il suo 35esimo anno di attività, regalando un gioiello del passato. Splinter Cell Chaos Theory. Avete tempo fino al 25 novembre per riscattare il terzo episodio della saga di Sam Fisher, un grande gioco quando Splinter Cell era ancora una delle migliori serie del panorama stealth. E poi in vista del prossimo reboot, confermato da Ubisoft stessa, questa è un'ottima occasione per ripassare le origini di Splinter Cell. In vista dei The Game Awards faremo sicuramente un video dove andremo a commentare tutte le nomination e ci lanceremo anche in delle poro predictions. Intanto però vorrei farvi notare una cosa molto divertente. I contendenti al premio migliore RPG sono i seguenti: Shin Megami Tensei 5, Tales of Arise, Scarlet Nexus, che non è un RPG, Monster Hunter Rise, che non è un RPG, e Cyberpunk 2077, che non è un gioco. Che dite, glielo facciamo vincere un premio di consolazione a uno dei più grandi disastri videoludici di sempre? Gli appassionati della serie Yakuza e Judgment saranno felici di sapere che il team dietro a queste famose serie, il Ryuga Gotoku, è al lavoro su un nuovo franchise. A dichiararlo è stato il regista Masayoshi Yokoyama in un'intervista a Famitsu. Lo studio al momento sta anche lavorando a un seguito di Like a Dragon, divertentissimo JRPG che trovate anche sul pass, mentre il futuro della serie Judgment è molto più incerto. Chissà, questa volta, cosa riuscirà a tirare fuori dal cilindro il talentuoso studio. Ma poracci, passiamo alle notizie del giorno. Dopo mesi di speculazioni e leak, finalmente sono usciti i primi pareri ufficiali sui remake dei Pokémon. Le recensioni hanno promosso le riedizioni di Diamante e Perla? Sì, ma... Come ormai tutti ci aspettavamo, si tratta di operazioni estremamente conservative che si prendono pochissime libertà rispetto agli episodi originali. Se vi aspettavate un lavoro simile a remake delle precedenti generazioni come Heart Gold e Soul Silver, beh, potreste rimanere altamente delusi. Si tratta sostanzialmente degli stessi giochi che però hanno ricevuto qualche significativa ottimizzazione, in particolare nel ritmo delle battaglie. Non c'è nessun contenuto mutuato da Platino e l'unica grande differenza rispetto ai giochi DS risiede nel comparto artistico adottato, che sì, è sicuramente più coerente e ben lavorato rispetto all'impatto visivo di Spada e Scudo, ma che allo stesso tempo potrebbe non incontrare il gusto di molti giocatori. Il risultato è un'esperienza Pokémon dal sapore classico, che porta con sé tutti i pregi e tutti i difetti di un brand che ormai ha bisogno di una radicale svecchiata. Questo rinnovamento arriverà con Leggende Pokémon Arceus, incrociando le dita che tutto vada per il verso giusto. Per ora, con Diamante Lucente e Perla Splendente, dovrete accontentarvi del solito Pokémon. Voi lo comprerete? Ma passiamo ora a un reveal che ha colto tutti di sorpresa, Dragon Ball The Breakers.
Non che ci sia tanto da stupirsi per un nuovo gioco di Dragon Ball, in fondo ne abbiamo a bizzeffe ed escono anche a ritmi abbastanza regolari, ma questa volta Bandai Namco e Deans hanno intenzione di proporre qualcosa di molto particolare. The Breakers è infatti molto distante dai canoni dei picchiaduro come Fighters o dall'interessante impostazione RPG open world di Kakarot. Il titolo sarà infatti un multiplayer asimmetrico alla Dead by Daylight, dove 7 superstiti dovranno sopravvivere a un razziatore, il cui obiettivo sarà quello di catturarli e annientarli. Il tutto è ambientato nell'universo narrativo di Dragon Ball, in uno scenario dove una frattura temporale ha creato una discrepanza nello scorrere del tempo e dalla quale i superstiti, comuni cittadini senza alcun potere, dovranno scappare tramite il raggiungimento di una macchina del tempo. Al momento sappiamo che saranno 3 i razziatori disponibili: Freezer, Cell e Buu, e nel trailer è mostrato il secondo. L'essere perfetto potrà distruggere intere parti della città durante la caccia e assorbire gli altri giocatori per raggiungere mano a mano la sua forma finale. Tra questi ci saranno anche degli appartenenti alla specie di Oolong e saranno quindi in grado di tramutarsi in degli oggetti inanimati per sfuggire alla caccia del razziatore. Deans ha anche annunciato che The Breakers sarà ambientato nello stesso universo di Xenoverse e i giocatori potranno importare i salvataggi da Xenoverse 2 e utilizzare così i propri avatar personalizzati. Il titolo è previsto per il 2022 e uscirà su tutte le piattaforme, Switch compresa. Siete in hype per The Breakers? E chiudiamo tornando a parlare di Xbox. Questo forse è uno dei periodi migliori per l'ecosistema di Microsoft, che grazie al Game Pass e alle esclusive di qualità in uscita tutte in queste settimane, sta collezionando un successo appresso all'altro. C'è però un aspetto molto interessante a proposito della next gen di Xbox. Dati alla mano, Serie X non è la console di punta dell'ecosistema Xbox. Ampere Analysis ha infatti effettuato delle ricerche sul mercato console ed è giunta alla conclusione che Serie S sta vendendo di più di Serie X. Questo in parte perché l'Xbox meno potente è più facile da produrre rispetto alla piattaforma di punta, che sta soffrendo nella linea produttiva, proprio come PS5, a causa della scarsità dei microcondensatori. Probabilmente anche il fattore economico gioca un ruolo non marginale nella scelta da parte degli utenti di entrare nella next gen in modo soft. Questo tra l'altro sta condizionando molto la vendita dei software su Xbox, dove il digitale è molto più utilizzato rispetto al fisico, differenza che su PlayStation non è così marcata. La cosa più interessante è che se andiamo a riprendere un'intervista fatta a Phil Spencer lo scorso anno, prima del lancio delle console, il capo di Xbox aveva già previsto tutto e dichiarato sulle pagine di Kotaku che si aspettava che sul lungo periodo Serie S avrebbe venduto di più. Una prospettiva interessante, non trovate? Alla fine, seguendo l'impostazione del Game Pass, le console assumono veramente un ruolo secondario e non è più la potenza bruta né le feature a disposizione a rendere una console appetibile. Serie S è più che altro un punto di accesso a una libreria che può essere goduta in modi molto diversi. E non dimentichiamoci che oggi arriva il cloud su console, un altro tassello che avvicina ancora di più i risultati ottenibili sulle due piattaforme. Voi cosa ne pensate di questo scenario? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, davvero, complimenti, e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video. Voi, mi raccomando, fate i nerd e riposatevi duro, o qualcosa del genere. Io sono il Poro S, Michele Breakers, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! De.